Allora, i nostri agenti del nucleo operativo Cirofilo hanno ricevuto una fonte confidenziale e quindi una fonte confidenziale ci ha rilevato che una ragazza di Abbiate Grasso, tale SS di 24 anni, deteneva all'interno della propria abitazione circa un etto e mezzo di marijuana. Allora, proprio per la sinergia e la collaborazione che si è creata appunto con i colleghi di Abbiate Grasso, subito si sono messi in contatto i reparti in maniera da iniziare subito un'attività investigativa volta alla perquisizione nel luogo dove era stata indicata dalla segnalante. Infatti, recatosi nell'abitazione ad Abbiate Grasso di questa persona, quindi SS, non diamo i nomi perché il magistrato ci ha detto di non dare i nomi. Di 24 anni aveva esito positivo e venivano trovati in totale circa 130 grammi suddivisi in 140 dosi e parte era contenuta anche all'interno di un vasetto di vetro. Nell'abitazione si trovava anche il compagno della persona, un certo di SS, cioè DM, di anni 19, il quale poi in seguito ad ulteriori verifiche partecipava anche lui all'attività di spaccio e quindi venivano appunto tratti in arresto per reato di spaccio in concorso. Di questa operazione veniva informato il magistrato di turno, appunto, che ho già individuato, dottoressa Susi Moreno, che prendeva la direzione delle indagini. Dato che nel corso appunto nel momento dell'arresto spontaneamente le due persone citate collaboravano con i nostri investigatori e quindi riuscivano evidentemente ad fornire anche indicazioni su chi avessero fornito di queste sostanze stupefacenti, sia SS che BM. E in particolare veniva individuato il fratello di BM, che anche lui le iniziali sono BM, perché il cognome è lo stesso, la mamma ha avuto l'idea di dargli lo stesso nome con la M, però il nome è diverso, e questo ha 23 anni, e il quale risultava essere senza fissa dimora e di alloggiare presso un suo amico nel comune di Zelo sul Rigone. Allora, qui devo dire che qui è stata, in questa fase si è sviluppato, devo dire, cioè i nostri operatori hanno avuto un bel fiuto e una vera capacità, perché in realtà veniva individuata soltanto all'interno di questo comune un'abitazione gialla, quindi attraverso poi ricerche anche mediante Google, Maps e quant'altro, veniva individuato il possibile edificio in cui doveva trovarsi questa persona, questo BM di anni 23. E allora i nostri operatori, quindi ripeto, Polizia Locale di Vigevano e Polizia Locale di Abbiate Grasso, si ricavano verso Zero sul Rigone e si appostavano davanti a questo edificio di colore giallo. E qui riuscivano ad individuare, con l'occhio vigile appunto, riuscivano a individuare una persona che entrava circa 30 anni, che stava entrando all'interno del condominio. La seguivano e attraverso uno stratagemma riuscivo a penetrare all'interno dell'abitazione. Qui trovavano seduto, sdraiato sul divano, una persona che aveva i tratti somatici somiglianti al BM. La prima persona si chiamava, le iniziali sono PA, e entrambi alla vista della polizia cominciavano un po' a innervosirsi, e questo ha fatto capire ai nostri agenti di essere arrivati all'interno dell'abitazione giusta. In seguito all'ispezione dell'alloggio venivano rinvenuti circa 1 chilo di marijuana, 2 etti di hashish e 2 bilancini di precisione. In un armadio dove dormiva l'EBM veniva rinvenuta altra marijuana per un peso di circa 50 grammi, suddivisa in 40 dosi e un bilancino di precisione. Tra l'altro, al momento dell'operazione, arrivava addirittura un cliente il quale chiedeva appunto al PA se aveva della roba da acquistare un po' di marijuana, evidentemente proprio quando c'era la polizia lì all'interno. E poi a riscontro dell'attività di spaccio di queste persone, anche attraverso i telefoni cellulari rinvenuti in possesso del PA, venivano individuate numerose conversazioni tra lo stesso e i suoi clienti. Quindi entrambi venivano tratti in arresto per reato di spaccio, mentre per i primi due era stata disposta la misura cautelare agli arresti domiciliari, per l'altra è stata disposta la misura cautelare della detenzione in carcere. E tutti e quattro gli arrestati risultavano poi con precedenti per reati contro il patrimonio, oltre mentre PA risultava precedenti specifici per reato di spaccio. Quindi devo dire che è stata un'operazione molto importante, quattro arresti nel giro di poche ore per una polizia locale del nostro livello, devo dire che veramente è di carattere eccezionale. Adesso lascerei la parola.